Vediamo come si risolvono gli esercizi e i problemi dove avvengono urti tra due oggetti in una dimensione sola, cioè lungo una retta, come per esempio due carrelli che si scontrano sopra un binario, sopra la rotaia a cuscino d'aria. I dati sono le masse dei due carrelli e le loro velocità iniziali. Le incognite sono le velocità finali, cioè dopo l'urto, con quali velocità v' e vb', vengono fuori questi carrelli dallo scontro. Sappiamo che negli urti, tutti gli urti, urti elastici o anche no, si conserva sempre la quantità di moto totale del sistema. Questo perché nel brevissimo tempo, nella brevissima durata degli urti, di un urto agiscono delle forze impulsive molto intense e se anche c'è un po' di forza d'attrito, l'attrito è sicuramente trascurabile rispetto all'intensità di queste forze impulsive. Quindi l'attrito è come se non ci fosse, si conserva quindi la quantità di moto totale perché il sistema può essere considerato isolato. La quantità di moto totale all'inizio è la somma delle due quantità di moto dei due carrelli e la stessa cosa alla fine dopo l'urto. Il problema è che questa equazione presenta due incognite e è un'equazione sola. Le due incognite sono le velocità finali e quindi non è risolvibile da sola. Solo in due casi è risolvibile questa equazione, due casi che adesso andiamo a vedere e che poi rappresentano i due casi di esercizi proposti. Il primo caso è l'urto perfettamente anelastico, il secondo caso è l'urto elastico. E infatti gli esercizi sono sempre di questi due tipi e basta. Nel primo caso, urto perfettamente elastico, i due carrelli restano attaccati dopo l'urto e quindi si muovono con la stessa velocità. Quindi le due incognite, v' e vb', non sono più due, ma è una sola. Non abbiamo più due incognite, ma una sola, la velocità finale comune, v' dei due carrelli attaccati. E quindi l'equazione presenta un'incognita sola, un'equazione lineare con una sola incognita che si risolve facilmente. L'altra tipologia è l'urto elastico, dove si conserva anche l'energia cinetica. Quindi le incognite rimangono due perché i due carrelli non rimangono attaccati, ma rimbalzano e quindi escono con due velocità diverse, v' e vb'. Le incognite rimangono due, però anche le equazioni adesso sono due. Infatti, oltre all'equazione di conservazione della quantità di moto, che ho riscritto perché era scritta male, si affianca adesso anche la conservazione dell'energia cinetica. Energia cinetica del carrello A e del carrello B all'inizio è uguale alla somma dell'energia cinetica del carrello A e del carrello B alla fine. Perciò abbiamo ancora due incognite, le velocità finali dei due carrelli, ma abbiamo anche due equazioni. Si tratta di un sistema di secondo grado perché certe incognite compaiono al secondo grado, VA' alla seconda, VB' alla seconda. Si risolve per sostituzione.